Ciao a tutte, bentornate sul nostro canale. Io sono Annalisa ed oggi insieme andremo a lavorare questa simpatica stola con un punto molto semplice da realizzare. Viene anche chiamato punto puzzle, è veramente una lavorazione molto carina e potremmo definirla anche unisex se pensate ad una bella sciarpetta da uomo. Infatti la possiamo indossare in diverso modo, no? Noi come ragazze possiamo indossarla sia come stola che come sciarpa, magari loro, vedete, un bel giro attorno al collo e viene fuori una bella lavorazione anche per i maschietti. Quindi ora prepariamo gli occorrenti per questa lavorazione molto semplice e iniziamo insieme questo nuovo tutorial. Vi sto facendo vedere man mano i vari modi con i quali potremmo indossare questi tipi di sciarpetta. Scusate la voce, ma ho il raffreddore che non mi abbandona. E tranquillamente per i nostri maschietti è facile da utilizzare, insomma, come sciarpa. Per noi come stola, guardate quanto è bello, con un punto veramente semplice, pochissima lana, realizzeremo insieme un qualcosa veramente di carino. Prepariamo gli occorrenti e iniziamo il nostro tutorial. L'occorrente per poter realizzare la nostra sciarpa puzzle, diciamo in questo punto puzzle, è seguente. Sono circa 150 grammi di lana che potete tranquillamente riciclare magari da altre lavorazioni. Sapete, quando rimane un gomitolo o due. Io in questo caso ho utilizzato la lana della casa Ofelia Emma. Avevo un grigio scuro ed un grigio un po' più chiaro per creare il contrasto. Questo tipo di lavorazione è ideale anche per gli uomini, infatti secondo me è tranquillamente definibile una sciarpa unisex, magari poi per noi donne diventa una bella stola. La casa produttrice in questo caso consiglia dei ferri numero 10, io utilizzerò un uncinetto numero 7, volendo voi potete utilizzare anche un uncinetto un po' più grande se vi trovate meglio. Ogni gomitolo è composto da, non ricordo bene quanti metri, ecco qua, l'ho trovato, ogni gomitolo è composto da 71 metri ed è 50 grammi. Veramente vi saranno sufficienti 150 grammi di filato se la realizzerete in questo modo. Se la volete più grande, calcolate il doppio del filato, insomma. Ok, ora iniziamo insieme subito il nostro lavoro. Allora, eccoci qua. Ora andremo a lavorare questa sciarpetta molto particolare con questi filati. Diciamo che è una lavorazione che si presta molto bene anche nel riciclare gomitoli che ci avanzano da altre lavorazioni. Io utilizzerò questi due gomitoli più altri che ne vedrete man mano nel tutorial e li lavorerò con un uncinetto numero 7. Ora cosa ci tocca fare? Ci tocca avviare una catenella per partire della lunghezza che desideriamo poi raggiunga la nostra sciarpetta. Calcolate che io la farò lunga sempre più o meno un metro e mezzo di lunghezza, quindi per me la catenella dovrà essere lunga più o meno questa dimensione qui. Quindi abbiamo i nostri punti che dovranno sempre essere però multipli di 8, quindi calcolate voi un attimo la lunghezza e andiamo avanti. Quindi abbiamo le catenelle e ci vediamo tra poco. Io ho lavorato 152 catenelle, ok? Scusate la voce, ma come al solito sono raffreddata. Non so se ve l'ho detto, ma sto utilizzando un ferro numero 7, ok? Allora, 152 catenelle, abbiamo detto che la nostra lavorazione è un multiplo di 8, che significa questo, che andremo a lavorare ora 5 punti alti, che corrispondono già alle mie prime 3 catenelle. Okay, quindi 1, 2 e 3, nella quarta vado a lavorare la mia prima maglia alta e quindi così ho 1 e 2 già fatte, 3, 4 e 5. Ok, il primo gruppetto di maglie è fatto. Ora 3 catenelle, 1, 2 e 3, ecco perché vi dico il multiplo di 8, 5 più 3. Salto le 3 catenelle sottostanti, 1, 2, 3, nella quarta ricomincio a lavorare le mie 5 maglie alte.
il libro 2, 3, 4, 5. Ok, vedete, ora ancora 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 1, 2, 3, nella quarta lavoro di nuovo le mie 5 maglie alte, 1, 2, e ora farò questo fino a tutta la lunghezza della mia catenella. Ok, 4 e 5. Ok, quindi ora continuate così fino alla fine, ci vediamo al termine della nostra catenella. Allora, eccovi qua, ho lavorato il mio ultimo punto, taglio la lavorazione, tiro il cappietto e chiudo. La prima strisciolina è pronta. Ora, con un colore di contrasto, io utilizzerò questo grigio scuro. Voi volendo potete farlo anche di un solo colore. Andrò a ripetere lo stesso tipo di lavorazione, e cioè vado a ricreare come primo passaggio le mie catenelle, quindi le mie 152 catenelle. Quindi ripassiamo di nuovo le nostre catenelle e ci vediamo tra poco. Allora, ho terminato le mie 52 catenelle e ora la lavorazione procederà nel seguente modo. Io andrò a passare la catenella, vedete, in queste asole. Ok? Diciamo che così iniziamo ad intrecciare la nostra futura lavorazione. Scusate, ve lo rifaccio vedere, parto dal punto di chiusura, vedete, e passo sopra e sotto, vedete? Quindi io ora faccio questo fino alla fine. Quindi ci vediamo appena avremo fatto passare la nostra catenella tutta all'interno della nostra lavorazione. Ok? Ci vediamo tra poco. Allora, vedete, una volta infilata tutta la catenella, io ritorno dove avevo il cappetto d'inizio e riprendo la mia lavorazione come prima. Quindi salto 1, 2, 3 perché già compongo la mia prima maglia alta, nel quarto vado a lavorare la seconda maglia alta, la terza, come abbiamo fatto prima, la quarta, e la quinta. Tre catenelle, una, due e tre, vedete, uguale a prima. Ora siamo qui, saltiamo le 3 catenelle sottostanti che sarebbero 1, 2 e 3 e vado qui. Una. Vedete, di natura si aggancia già direttamente nella lavorazione. 2. Tre.
3, 4, 5, ancora 3 catenelle, 1, 2, 3, poi conto 1, 2, 3 e vado nella quarta. Ups, non ho preso la maglia di sotto, perdonatemi. Quindi l'unica attenzione che dovete fare quando arrivate a lavorare, vedete i 5 punti, è prendere la catenella da questo lato qua. E così vi farà il passaggio corretto davanti e dietro, ok? 1, 2 e 3. Vedete? Io faccio così, la passo dentro, 1, 2, 3 e vado qua. Così siete sicuri che state prendendo la catenella e la maglia nel verso giusto, ok? Che vi passa così ad incrocio, altrimenti rischiate di lavorare dritto e di lavorare sempre dietro e mai davanti alla lavorazione. Ok, quindi alternate una volta davanti e una volta dietro in base a come abbiamo inserito il nostro filo all'interno della lavorazione stessa. Quindi fate attenzione solo a questo e poi per il resto è una lavorazione molto semplice. Ve lo faccio vedere giusto un'altra volta. E 5. Vedete, sono qua. Conto i miei 3. Catenelle, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, vado a tirare la maglia e io sono davanti ora, quindi 1, 2, 3, la parte la prendo qua, che altrimenti se punto l'uncinetto da dentro me lo lavoro sempre sullo stesso verso. Allora, eccomi qua, sono all'ultimo punto, come prima, taglio e chiudo. Vedete che la lavorazione ha questa alternanza, o meglio, io l'ho creata proprio, non l'ho fatta pari pari, perché volendo voi potete allineare bene la catenella e vi viene pari, proprio perché dopo creerà un motivo un po' più a scalare, perché vedete questa parte di qua ora ce l'ha più lunga di qui e qui più corta, ma è normale, è corretto così. Se non vi viene così, vi viene allineata, è bella uguale, tanto dopo con le frange che andremo a mettere si allineerà di nuovo tutta la lavorazione. Ora stessa cosa, ripetiamo la lavorazione, io andrò a creare di nuovo le mie 152 catenelle, ma con la lana grigia che poi andrò a passare di nuovo qua nelle asoline e aggancerò quindi quest'altra lavorazione alla lana grigia chiara. Quindi sarà un susseguirsi ora di creazione di catenelle passate all'interno delle asole e lavorate come abbiamo appena fatto. Quindi iniziamo la terza nostra striscia. Allora, eccomi qua, ho lavorato le mie 152 catenelle e come abbiamo fatto prima andrò a passarle, vedete, all'interno delle asolette. Quindi rifate lo stesso tipo di passaggio fino al raggiungimento del cappio iniziale dall'altro lato, ok? Ok, ci vediamo quindi tra poco. Ecco qua, ho infilato tutte le catenelle e ora cosa ho fatto? Ho lasciato ovviamente la parte un po' più lunga da questo lato qua, quindi nel richiamare i 5 punti alti da qui, e questo farò come attenzione, diciamo, ogni volta che andrò ad infilare, quindi una volta è più lungo da un lato e una volta è più corto. È l'unica attenzione che dobbiamo fare. Ok, quindi ora riprendo le mie catenelle, 1, 2, 3 nella quarta,
vado a lavorare la mia maglia alta e ripeto lo stesso tipo di lavorazione, sono due. Vedete, 3, 4 e 5. Che mi sono girata un attimo la lavorazione, ecco qua. Vedete, cioè 5 punti, i 5 punti sono anche qui, 5 e 5. Ora come prima, 3 catenelle, 1. 2 e 3 e salto le mie 3 sottostanti, quindi 1, 2 e 3 e prendo questa. E continuo così a lavorare i miei 5 punti alti. 2, 3 e ora sarà di nuovo uguale a prima. Okay. Come abbiamo lavorato la prima tranche di intrecci, diciamo così, ora continueremo con il secondo gruppo, ok? Quindi ci rivedremo tra poco quando il lavoro sarà più avanzato, ok? A dopo! Ok, finito anche l'ultimo giro, andrò a tagliare e chiudo l'ultimo gruppo. Allora, io ora ve li conto, in particolare io ho lavorato, guardate, come si presenta la lavorazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 gruppi, per me in questo caso vanno bene, voi se volendo potete ancora continuare, magari facendo una stola molto più ampia. Io ho iniziato col grigio chiaro e ho preferito chiudere il tutto col grigio chiaro, vedete, l'intermedio sono invece col grigio scuro. Diciamo che questo è un bel motivo anche da uomo, potremmo definirlo unisex come lavoro. Ditemi se vi va di vedere anche un cappellino, proprio o maschile o femminile, o magari unisex, ecco, da abbinare a questo tipo di sciarpetta. Mettetemelo nei commenti, così se vi va io ve lo preparo e capiamo insieme di fare una cosa semplice ma di grande effetto come questa sciarpetta puzzle. Allora, ora cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo inserire, se vi va, le nostre frange, ok? Perché ho deciso che non voglio fare un motivo proprio con le frange, quindi un po' una cosa tradizionale. Vedete che già una parte della lavorazione comprende le frange e un'altra parte no. Quindi noi cosa andremo a fare ora? Andremo a tagliare dei laccetti. Scusatemi, ma il raffreddore è proprio tremendo questa volta. Dei laccetti, vedete voi un po' più o meno di che lunghezza volete farli e quanto lunga volete la vostra frangia. Io più o meno vi faccio vedere la mia lunghezza. Saranno un 30 cm che poi diviso 2 diventano 15, ok? Quindi tagliate tanti laccetti per quanti fiocchi volete mettere alla fine di ogni lavorazione, ok? Ne facciamo uno insieme così da farvi vedere. Vedete? Preso 3 laccetti insieme con l'uncinetto, vado al centro della lavorazione, prendo i laccetti, passo, dove si crea un'asola in pratica, tiro dentro e via. Vedete? È ovvio che quando abbiamo la parte corta, se volete allineare la lunghezza qui, li farete più lunghi con il grigio scuro. Ok, ora ce ne facciamo uno col grigio scuro, così vi faccio vedere meglio. Allora, come prima cosa, quando mi trovo in questa situazione, no, di chiusura lavoro, io mi porto al centro già la codina d'inizio o di fine lavoro. Ok, così. Da non avere un laterale, ma tutto al centro. E anche quest'altro, vedete, la porto direttamente qui. Ok, quindi queste due sono al centro ora. Poi prenderò il mio laccetto come prima, lo farò lungo più o meno una quarantina di centimetri, l'altro era 30, tanto se è troppo dopo poi li tagliamo. 2, 3 e 4.
meglio. Ok. Ok, tagliate la frangia, abbiamo detto 3 come abbiamo preso di là, divido 2 di nuovo, prendo il mio uncinetto e al centro qui dove ho già passato pure le maglie vado a passare ora lui, come abbiamo fatto prima. Vedete? No, mi è andata bene, vedete, la stessa lunghezza proprio. E ora farò questo per tutta la lavorazione, sia davanti che indietro. Quindi andate ad inserire le nappine ad ogni angolo, oppure se non vi piace così ricca, lo potete fare alternato, a gusto vostro, inseritele e ci vediamo tra poco. Ecco qua, anche le frange sono state messe, quindi a questo punto abbiamo concluso la nostra lavorazione. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto e come sempre vi invito a mettere un like e a seguirci sul nostro gruppo di YouTube. A presto per il nuovo progetto creativo!